Coccinelle, oggi abbiamo deciso di fare una cosa davvero speciale. È vero, è vero. Infatti vogliamo aprirci un negozio della Kinder. Avete sentito bene, lupetti? Un negozio di cioccolate, cioccolatini e tutte quante cose di cioccolata. Dani, fai vedere cosa abbiamo preso per poterci aprire il negozio della Kinder. Allora, coccinelle, abbiamo comprato delle formine molto particolari, tipo a forma di rosellina, forma di fiore strano. La mia preferita in assoluto è questa. Scrivete nei commenti qual è la vostra preferita. Dani, ma perché ci sono solamente dei fiori? Io volevo qualcosa di più maschio, tipo i lupi, perché io adoro i lupi e i lupetti. Vero, di solitamente è la ragazza a scegliere tutte le cose per poter cucinare, quindi dovrai accontentarti di queste. Poi abbiamo comprato delle scaglie colorate, ovviamente rosse, perché mi ricordano voi le mie piccole adorate coccinelle. No, ma non ci sono solo rosse, fai vedere tutti quanti i colori, Dani. Ah, d'accordo, allora ci sono quelle verdi, quelle gialle, poi guardate qui, abbiamo comprato della granella da mettere sopra. Sì, Dani, però io ho un po' di paura perché dovremo usare i fuoco per fare la cioccolata sciolta. Non è che è pericoloso? Vero, vi pensandoci, se ci sei tu ai fornelli diventa tutto molto pericoloso. Quindi non ti preoccupare, ci penserò io. E poi lo sai che a me piace tantissimo la cioccolata. Quindi la cosa che dovrai fare è non farmi mangiare tutta la cioccolata, altrimenti i nostri clienti non riusciremo a renderli felici. Facciamo così allora. Io provvederò al sito e a rispondere alle chiamate, e poi magari ti aiuterò a decorare tutti i cioccolatini. Dobbiamo anche scegliere un nome per i nostri cioccolatini. Dici che ci vuole un nome? Sì, tipo le rose di Dani e le spine di Robby. No, Robby, non mi piacciono questi nomi. Potremmo chiamarle le roselline speciali di Dani e Robby. E sotto scriviamo tutti i gusti più uno. Sì, questa sarà sicuramente un'azienda di super successo. Solo, Dani, che non ho capito perché abbiamo due padelle. Devo allora cucinare anche io? No, Robby, io lo sapevo che non avresti capito niente. Queste qui serviranno una per far sciogliere il cioccolato e l'altra invece per sciogliere sempre il cioccolato. Sto leggendo qui su internet che bisogna fare il bagno a una certa Maria per poter fare i cioccolatini. Sì, ma chi è Maria? È una tua amica? Ma che dici, Robby? È una tecnica che ora mostrerò a tutte le mie coccinelle. Oh, Dani, Dani, abbiamo già una chiamata, ti rendi conto? Il sito è online da solamente 34 secondi. Che faccio? È ovvio, Robby. Devi rispondere, corri, corri. Sì, Dani, ma cosa gli dico? Devi riuscire a vendere più cioccolatini che puoi, quindi mi raccomando, sii preciso. Devo essere preciso? Ok. Pronto? Siamo la società cioccolata Dani e Robby. Io sono preciso, lei chi è? Non ci credo, l'ha detto per davvero. Robby, tu non sei preciso, sei Robby. Volevo dire, sono Robby, non sono preciso. Ma i nostri ordini sono precisi, credo. Allora, noi vendiamo cioccolatini, le rose speciali di Dani a tutti i gusti più uno. Le consiglio di prenderli tutti più uno, e l'uno è una sorpresa. Va bene, allora le manderò il conto a casa. Sì, sì, arriveranno subitissimo, tra più meno 5 minuti. Arrivederla, arrivederla. Dani, ho fatto l'ordine più grande in assoluto. Prende uno di qualsiasi cioccolatino che riusciamo a produrre. Più uno. Ma non so qual è il più uno. Vabbè, chi se ne importa. Ma come hai fatto, Robby, a venderli così in fretta? E poi si può sapere chi ha ordinato così tanti cioccolatini? Era un certo signor Kinder e Ferrero. Ha detto che se gli piacciono i cioccolatini ci assumerà nella sua fabbrica. Ma io non lo conosco. Stai dicendo che è proprio il signor Ferrero in persona? Robby, Robby, dobbiamo muoverci.
pensarci, abbiamo solo 5 minuti! Ok, allora su internet dice che per prima cosa bisogna riempire d'acqua una padella un po' più grande, o una pentola, o un pentolino. Sì, un piccolo pentolino. Credo che così basti. Sì. E poi bisogna metterne un'altra vuota dentro, ma questa cosa non ha molto senso, Dani. Ah, io lo so perché tu sai come si fa. E perché? Perché tu hai le chiavi del successo. Attenta, Dani! Oh, Robby, così mi metti in paura! Ho capito, mamma, è pericoloso, c'è la fiamma! Neanche accendere una fiamma! Ma l'hai fatta spegnere, no! Come facciamo a sciogliere il cioccolato senza la fiamma? Robby. No, 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 Dani, ferma! Ok, qua potrebbe esplodere tutto, apro un po' la finestra così uscirà tutto il gas! Robby, si sente odore di gas! Ma tu non eri quella esperta in cucina, fai provare a me! Aspetta, ci riprovo! No, non aiuto! Ok! Ci sei riuscita? Ok, sì. Non c'è più gas, possiamo chiudere la finestra. Devi prendere la cioccolata, Robby. Ok, cioccolata al latte. Questa qui andrà bene, vero? Ok, e adesso cosa devo fare? Vieni qui. Che buono, quasi quasi me ne prendo uno. No, questi sono per i nostri clienti, Dani. Quindi hai ragione. Fai la tua magia e facciamo i cioccolatini a tutti i gusti più uno. Allora, Robby, dobbiamo inserire tutto il cioccolato qui all'interno e poi si scioglierà. Mm-hmm. Dani, abbiamo solamente 5 minuti. Guarda, così si fa molto sì, prima. Ma così stai sprecando il cioccolato. Ma sì, io davvero ti devo cacciare dalla cucina. No, no, dai, non mi cacciare. Anche io voglio partecipare alla nostra azienda. Va bene, però fai il bravo e non combinare casini. Questo cioccolatino qui. Aia, Robby, mi sono quasi bruciato, è caldissimo lì, sembra che ci sia il fuoco. Cosa non hai capito? Di non puoi avvicinarti alla cucina. Ok, Dani, ma come faccio ad aiutarti se non mi avvicino alla cucina? Tu dovrai rispondere al telefono alle prossime chiamate e aiutarmi soltanto con le decorazioni. Sì, pronto, siamo la Dani e Robby Corporation. Dani, dobbiamo fare altri, quanto? 12.000 cioccolatini per domani. Sì, non ci sono problemi, siamo una grande società e molto efficienti noi. Arrivederci, arrivederci. Hai sentito? Altri 12.000. Mamma mia, dobbiamo muoverci. Cioccolato, cioccolato, muoviti. Coccinelle, il vero segreto è quello di continuare a tirare in continuazione il cioccolato. Guardate, si scioglierà più velocemente. Ok, adesso devo preparare queste formine perché Dani dovrà metterci dentro il cioccolato fuso a 2000 gradi. No, forse 2000 sono troppi, credo che però sia comunque molto 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 caldo, quindi è meglio non toccarlo. Metterò qui tutte quante le formine, delle rose speciali a tutti i gusti più uno di Dani, e aspetterò che lei faccia la sua magia. Adesso è arrivato il momento di recitare la formula magica delle coccinelle. Ma non esiste una formula magica in cucina. Certo, Robby, che esiste. Ascolta e impara. Abracadabra. Ma Dani, quella... cioccolato. E presto avrai un negozio super cremoso. Dani, questa è la formula più schifosa che ho mai sentito. E che vuoi, Robby? Mica l'ho scritta io. Tu piuttosto impegnati e prepara tutte le decorazioni. Ok, queste sono le scagliette. Allora, questa è bianca, questa è rossa e questa è verde. Bianco, rosso e verde. Ma sono i colori dell'Italia. Che figo. Allora farò i cioccolatini tricolore. Devo soltanto aprire queste scagliette. Robby, sta succedendo qualcosa! Ma a me fa male il dito! Non mi importa, dopo mettiamo il disinfettante. Sì, ma se cade del sangue all'interno del cioccolato sarà molto strano. Cos'è? Cioccolatini per vampiri? Hai ragione, ok, ci penso io, tu vai ad aggiustare il tuo dito. Abbiamo i cerotti, Dani! E io che ne posso sapere? Guarda lì! Non ho trovato i cerotti, ma ho trovato questo che fa sicuramente al caso mio. Guarda!
C'è scritto R sta per Robby, quindi è sicuramente fatto per me. E il dito adesso è al sicuro. Io davvero non ci posso credere. Robby, quella è carta igienica. Vabbè, non importa. L'importante è che non rovini i cioccolatini. Allora, ne facciamo qualcuno con gli Smarties, poi qualcuno con le scagliette, anche se adesso ho un po' paura ad aprirle, perché prima mi sono fatto un po' male. Ecco qui, il cioccolato è finalmente pronto. Stai attenta, Dani. Se ti bruci, siamo nei guai e la nostra azienda potrebbe fallire. Hai ragione, no. Sta colando il cioccolato nella formina, che fico. È troppo, così è troppo, Dani. Vai, vai avanti, prima che il cioccolato riprenda la sua forma solida. Dani. Guarda che è una cosa davvero difficile. Sì, ma devi fare solo dove abbiamo messo i decori. Lì non c'era, Dani. Non sprecare il cioccolato. Ma me lo potevi dire prima, no? Non lo vedi da sola? Coccinelle, davvero, venitemi ad aiutare voi, perché Robby non è capace. Guarda, sto migliorando. No! Cosa fai? Così sprechi un sacco di cioccolato. Robby, credo che sia veramente difficile saper dosare il cioccolato. Ma tu non eri una grande chef? No, Coccinelle, non sono una vera chef. Forse è un'idea, Dani. Guarda questo strumento. Questo qui può servire a togliere il cioccolato in eccesso. Basta fare tipo così. Guarda, e tutti quanti i cioccolatini diventano a livello pari. Anche questo qui. Hai ragione, Robby. Allora sicuramente avremo tantissimi altri clienti. Certo, solo che dobbiamo farne altre 11.000 tipo. Wow, Dani, usciranno un sacco di cioccolatini adesso. Guarda cosa voglio fare. Voglio riempirli con altre scaglie di tutti quanti i colori. Possiamo vedere, Dani? Possiamo... Sì, Robby, possiamo vedere. Quindi posso prenderli io? Sì, vai, apri. Allora, ecco i cioccolatini. Vediamo prima questi due. Ok, allora... Oh! No! Tappeto qui. Perché serve per non sporcare. No, Dani, i nostri primi cioccolatini sono qui a terra. Che schifo, sul tappeto. Guarda, qui c'è un pelo. Che schifo, Robby. Adesso quelli andranno buttati. No, Dani, questo qui sarà il gusto più uno. Ha il gusto di polvere e capelli. Voi lo mangereste mai? Vediamo almeno se si è rotto e uscirà comunque bene. Aspetta. Vediamo, fai vedere, guarda, Dani. Guarda! Ma è bellissimo! Ok, allora prenderò anche gli altri. D'accordo, ma stai attento a non farli cadere. Prendo quelli più importanti, quelli super farciti. Piano piano. Ok, piano, ok. Piano. Anche se non sono precisi come quegli altri. Speriamo che siano comunque usciti bene, Dani. Fai vedere alle tue coccinelle, la chef Dani, quali cioccolatini riesce a fare. Coccinelle, mi raccomando, scrivete nei commenti se voi li comprereste mai. Ta-da! Guarda che belle. Poi all'interno hanno cose molto buone. Wow, che fico. Allora abbiamo questa qui che è una rosa. Questa qui che è tipo, non lo so, sembra uno scudo. Ecco qui il primo giro di cioccolatini speciali Dani e Robby a tutti i gusti più uno. Ecco qui, Robby, la metteremo qui dentro. Sì, mettiamoli qui dentro. Così sembreranno proprio dei cioccolatini della Kinder, Dani. Sì, e poi c'è anche un po' di Disney intorno, quindi magari piacerà ancora di più. Sì? È qui fuori? Certo, non si preoccupi, stiamo arrivando. Sì, sì, sono pronti i cioccolatini. E lei ha i soldi? Oh, perfetto. Adesso glieli consegno. Ok, allora la prima scatola di cioccolatini la prendo io, Dani. Però ricordami, qual è quello che sa di peli, polvere e tappeto? Robby, non me lo ricordo più. Lo scoprirà lui. Sì, 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 grazie mille. Arrivederci. L'aspettiamo al prossimo ordine. È andato tutto a buon fine. E guarda qui quanti soldi ci ha dato. Presto, facciamone altri. E voi ragazzi, mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale. E noi ci vediamo domani in un prossimo video. Presto, dai. Vuoi sciogliere il cioccolato?